Io vi sto aspettando, io sto solo aspettando domenica sera. Io non vedo l'ora che ci sia, questa grande sfida, questa grande partita fra Inter e Juventus. Ho appena finito di vedere i bianconeri della Juve contro una squadra come il Genoa, di Serie B praticamente. Ed è veramente vergognoso come la Juventus stava vincendo 2-0 con le reti di Kulusevski. E non mi ricordo chi, non ho visto chi ha fatto il secondo gol della Juve perché ho visto un tratto del primo tempo e tutto il secondo tempo e tutti i supplementari. Però mi dispiace perché, mi dispiace per il Genoa, mi dispiace per il Genoa perché ha veramente fornito una grandissima prestazione, veramente a testa altissima, ha veramente dimostrato di essere una squadra con qualità, perché alla fine vai a giocare con la Juve, non vai a giocare contro una squadra del tuo stesso livello, vai a giocare comunque sia con una Juventus che sulla carta è più forte di te. E quindi, come dicevo prima, ragazzi, sono stati rispettati purtroppo tutti i pronostici, tutte le squadre che erano favorito sulla carta hanno dimostrato sul campo, seppur con più di qualche problema. Mi dispiace per il Genoa, veramente, regà. Mi dispiace veramente tanto, 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 tanto per il Genoa, ma l'unica cosa positiva di cui noi interisti dovremmo essere contenti stasera, che anche la Juventus come noi oggi pomeriggio, che abbiamo giocato prima e quindi sicuramente avremo qualche ora in più di riposo, hanno fatto i supplementari, quindi questa è una cosa positiva. Poi d'altro canto, forse un'altra nota positiva per la gara di domenica sera che la Juventus sul 2-0 si è fatta rimontare da 2-0 a 2-2 in casa sua con il Genoa. Quindi ci sono sicuramente dei punti deboli di questa squadra da diversi anni, già dall'anno scorso. Parlo della Juventus ovviamente, quindi non è impossibile battervi. Io non ho paura di voi. Non ho paura di voi, ma ho più paura della mia squadra del cuore. Io ho più paura dell'Inter. Domenica sera ho più paura della prestazione che possiamo fare noi, che faremo noi, che poi chissà che prestazione, che della Juve stessa. Perché secondo me se la Juventus vincerà sarà per merito, per demerito nostro, per demerito nostro. Perché le occasioni per fargli male ci saranno, ce ne saranno tante. Forse non è detto. Però le dovremo concretizzare, io spero. Guardate come sono. Guardate come sono. Guardate come sono. Guardatemi. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora sia domenica. Non vedo l'ora sia domenica, ragazzi. Non vedo l'ora sia domenica. Non vedo l'ora sia domenica. Iscrivetevi, lasciate like, commentate. Condividete il video. Un bacio a tutti e sempre solo forza Inter. Genoa esce a testa alta. Juventus a testa bassa. Veramente a testa bassa. Juventus veramente a testa bassa. Complimenti a questo Genoa. Complimenti veramente a questo Genoa. Mi dispiace per il Genoa. Ma io non ho paura della Juve. Non ho paura della Juve. Ciao a tutti.